Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con il Napoli su Telecapri. Abbiamo subito da dire tante cose, soprattutto siamo in una giornata che è stata la giornata di conferenza, anche se non di vigilia, perché la partita prossima si giocherà domenica sera al Maradona, partita importantissima con la Fiorentina. Ieri si era pareggiato faticando in conference con il Ferencvaros, era sotto di due gol, ha rischiato di prendere il terzo, poi ha pareggiato, ha provato a vincerla addirittura, ha fatto vedere cose buone, cose meno buone, ma non fa assolutamente testo quello che è successo ieri sera al Franchi. È comunque un'avversaria forte, con tanti giocatori che possono ruotare, quindi neanche con il problema di aver giocato il giovedì sera e poi di dover giocare la domenica. Per quanto riguarda il Napoli, invece cercheremo di capire insieme, ma non sarà facile, quali possono essere le scelte di Garcia in questa che è la partita che va a chiudere un ciclo di 7 gare in 21 giorni, poi sosta nazionale, poi ci sarà ovviamente un nuovo ciclo. Quindi abbiamo avuto parecchie informazioni anche sulle rotazioni, come sono state effettuate, qualcuno soddisfatto, qualcuno meno soddisfatto. Tanti argomenti, confronteremo ovviamente le nostre idee con le vostre, con le telefonate e con i messaggi. Le telefonate allo 081 308 59 77, i messaggi al 345 600 2947, le dirette social, pagina Facebook e pagina YouTube di Telecapri. Con me Pierpaolo Matrone. Ciao Pierpaolo. Ciao Paolo, un saluto a tutti i telespettatori. Si è ricordato tu ovviamente i modi per contattarci, scriveteci ovviamente anche su YouTube, su Facebook, abbiamo visto che siete in tanti che ci seguite, quindi siamo qui a rispondere ad ogni vostra curiosità. Sì, Pierpaolo risponderà un po' a tutto. Questa sera non c'è nessuna collega giornalista che ci dà una mano, ovviamente le ritroveremo come al solito da lunedì in poi. Da lunedì in poi preannuncio anche un'altra novità nella nostra trasmissione, quella di avere collegamenti con tifosi anche in video attraverso Skype, si stanno prenotando in tanti e quindi faremo sicuramente anche questo, oltre alle telefonate, i messaggi che restano sempre ovviamente il piatto forte della trasmissione, che si ferma per un minuto, poco più di un minuto per la pubblicità. Domani c'è questo appuntamento con Cultura Flegrea, aperitivo editoriale, un progetto culturale a Rione Terra, dove ci sarà Ciro Cacciola, autore del libro Guida Campi Flegrei, Salvio Parisi, fotografo di moda, cronista ed esperto di costume, Daniela Punziano, compositrice e arrangiatrice, cattedra titolare della cattedra di pianoforte, Rossella Rocco, pittrice che porterà la sua ultima collezione di opere. Ci sarà questo talk organizzato, l'evento realizzato da Xema Creative Agency del nostro amico Stefano Cioffi con il patrocinio del Comune di Pozzuoli e in collaborazione con il Festival Officine Rione Terra. Domani appuntamento alle 19.30 a Pozzuoli, Rione Terra, con la nostra presenza di Telecapri come TV ufficiale dell'evento. E possiamo iniziare con la nostra trasmissione andando subito da Andiamo con Pierpaolo con una un'ultima ora. notizia fresca fresca. Eh sì, un'ultima ora perché è stata da poco Non pubblicata. calcistica se vogliamo, ma No, ma ovviamente comunque. riguarda il Napoli, possiamo anche mostrarla con l'ausilio della nostra straordinaria regia. Eccola qui. Zielinski ha ottenuto la cittadinanza italiana. Lo racconta Rai News. Il conferimento è avvenuto in prefettura a Napoli. Da questo pomeriggio Piotr Zielinski è cittadino italiano. Il centrocampista del Napoli risiede da più di 10 anni nel nostro paese ed è in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ottenimento della cittadinanza, tra i quali anche ovviamente la conoscenza della lingua italiana. La cerimonia di conferimento è avvenuta oggi in prefettura a Napoli alla presenza del prefetto Claudio Palombo e dell'avvocato Nicola Leone che ha assistito il giocatore azzurro, c'è anche lo scatto, quindi Piotr Zielinski è cittadino italiano a tutti gli Più di effetti. Suarez, Questo mi verrebbe da dire. è sicuramente, sicuramente, più di Soares, giusto una postilla per chiarire, chiaramente non cambia nulla nel discorso Nazionale. liste, nella nazionale All'Inter ovviamente. nazionale, certo. Nella nazionale ovviamente perché Piotr Ha gioca giocato e perno come. della nazionale polacca, della prima nazionale polacca, della nazionale maggiore. Ovviamente nelle liste non cambia nulla perché Zielinski è comunque un ragazzo che ha fatto parte del vivaio comunque del settore Italiano, italiano, sì. esattamente con l'Udinese, quindi non cambia nulla per il Napoli, però tanti Perciò ho auguri a detto che Piotr che è era, cittadino esatto, ci italiano. fa piacere Piotr che lo merita questo riconoscimento, però ho fatto quella premessa per dire che non è strettamente calcistica, però è legata a un calciatore molto rappresentativo del Napoli, che tra l'altro vediamo ora che ha la cittadinanza italiana, se continuerà a giocare a Napoli e in Italia, perché dobbiamo sempre ricordare
che l'ottimo Piotr è un giocatore con scadenza contrattuale la più ravvicinata tra i Sì. giocatori importanti, almeno, ma forse in assoluto è la più ravvicinata, Sì, cioè l'unico che indubbiamente. scade a giugno prossimo, perché poi Sì, gli altri insieme. 25, E 26, Demme, chiaramente Demme, e c'è perché Demme, perciò, Demme è proprio esatto, sì. fuori rosa quasi. Cioè non fuori rosa, però comunque non è fuori dalle rotazioni. Convocazioni nazionali fuori Politano. Sì, fuori Politano, possiamo mostrare subito anche questo, ve lo prendo subito così leggiamo insieme la lista, facciamo le nostre considerazioni. Convocati di Spalletti ci sono tre del Napoli, 8 Politano e 8 anche Immobile, possiamo vederle qui, ovviamente ci sarà la sosta delle nazionali, quindi Spalletti è diramato per la seconda volta i convocati, Donnarumma c'è ovviamente Meret per il Napoli, resta Di Lorenzo sempre per il Napoli, convocato anche Raspadori in attacco, l'unico escluso rispetto all'ultima tornata è Politano, a sorpresa fuori E anche c'è, Immobile. sì, C'è c'è, qualche sorpresa, secondo me, perché c'è sì, Bonaventura della Fiorentina che torna, per torna, esempio, giusto, che non e c'è torna da. Berardi che torna E c'è Berardi in attacco e che prende torna. proprio il posto Il di post. Politano. Esatto, Va perfetto. bene, questa è la situazione per quanto riguarda le notizie proprio Mentre di, restando in tema nazionale, che secondo me sì. pure è importante perché era arrivata una richiesta praticamente ufficiale in conferenza stampa, possiamo Ah, eccoci, mostrare giusto. anche questo perché Rachmani oggi ha svolto una parte di allenamento in gruppo, parte personalizzato, quindi è quasi pronto per tornare in campo. Garcia in conferenza stampa ha fatto sapere che lo porterà, lo convocherà per la partita con la Fiorentina, ma probabilmente Non non titolare. giocherà e aveva chiesto, l'importante è che non vada in nazionale. Sono usciti poco dopo i convocati del Coso, il Coso ha accolto la sua richiesta. Rachmani non convocato. Ricordiamo che chiaramente nella scorsa tornata di convocazioni era stato inserito ed era rientrato a Napoli proprio con un infortunio che l'ha fermato di fatto per tutte queste 7 partite in 21 giorni, queste 6 partite finora fatte con la settima con la Fiorentina. È una situazione veramente limite che non si risolve, però almeno in questo caso si è risolta, quella generale non si risolve, i giocatori partono, a volte tornano per piccoli infortuni, non si risolverà mai bene se non ci sarà un intervento drastico che permetterà, insomma, alle società di avere più potere in questa storia. Qui è stata, diciamo, un po' di buonsenso, ma non è stato, il Napoli non ha potuto, diciamo, imporre la sua volontà, pur essendo il Napoli la società che paga Rachmani, e se l'è trovato fuori per tante partite per un infortunio che forse ha avuto un'origine napoletana, però poi è andato a peggiorare, ad aggravarsi Due sicuramente partite su due con le con due la patria. Salve, partite giocate con la sua nazionale. Vittorio, buonasera. 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 Ciao Paolo, senti, volevo fare solo un appunto sulla partita del Real, mo sembra già passata, insomma. Sì. Volevo dire, praticamente Napoli l'anno scorso era, diciamo, molto abile nelle riaggressioni e questo era permesso da una difesa molto alta, cosa che non Certo. avviene, insomma, quest'anno. Non l'ho visto fare in parte con la partita con l'Udinese, anziché con Sì. il Lecce. L'ho visto fare in parte a inizio secondo tempo con il Real. Esatto. Secondo te è una questione di condizione fisica che non si riesce a fare, insomma, per tutto l'arco di una partita, oppure è Per più un tempo, non diktat tutta la partita. dell'allenatore? Vittorio, questa è una bella domanda. Per più tempo, direi che per tutta la partita è impossibile. Per più tempo si può fare, in certi momenti della partita si può fare, semmai all'inizio si può fare, giusto per dare anche un segnale agli avversari, cercare di portarlo avanti più a lungo possibile, ad inizio gara, questo tipo di atteggiamento. Poiché non ci siamo riusciti con Real per demerito nostro, per volontà nostra o per merito degli avversari, è difficile stabilirlo. Che non lo stiamo facendo tanto in alcuni momenti della partita perché non ci riusciamo, perché non c'è ancora quell'automatismo che c'era l'anno scorso o perché c'è una precisa indicazione strategica dell'allenatore. Io su questo non ti so rispondere precisamente, ti so però dire che noto, cioè non ti so Se dire, posso dire una cosa, non è noto. anche per la mancanza di Kim, per esempio, era un difensore molto più aggressivo Ma rispetto a quelli che ci sono sì, adesso, però. insomma. Sì, può essere, però non può incidere tanto. Cioè, io ho visto difese giocare Ho alte capito. perché la squadra pressava in maniera feroce. Se si pressa sul portiere e si pressa sui difensori,
uomo contro uomo si deve per forza avere la linea difensiva alta. Io questo atteggiamento l'ho visto fare a squadre con difensori non velocissimi che però si cautelavano con le preventive fatte bene, con l'aggressività giusta, con le distanze giuste. Quindi, certo, ovvio, se c'è un difensore veloce in emergenza, quando la tattica non riesce, puoi sopperire con la individualità, la velocità del singolo giocatore. Però con la tattica si può fare, con la bella organizzazione si può fare. Ho Grazie, capito, e tu Vittorio. pensi che si possa fare quest'anno? Secondo me sì, sicuramente. Si pensa che si Io ti possa, vorrei. ringrazio, non voglio Io rubarti penso troppo si debba. tempo. Ti mando un saluto da Bassano del Grappa e ti Grazie. ascolto dal televisore, insomma, dallo streaming Grazie. YouTube. Anzi, faccio i complimenti alla rete che ci consente di vedere anche a noi che non siamo in Campania, insomma. Grazie Vittorio, grazie. No, allora, tu hai detto che si possa, io dico si debba, si deve fare proprio perché, ma non perché si deve fare perché è la regola giusta del calcio, non voglio estremizzare mai, ma si deve fare perché questi giocatori sono abituati a farlo e si sono trovati molto bene a farlo e come ha detto Di Lorenzo, anche se qualche volta ti può portare a qualche difficoltà, però ti dà una cosa molto più importante della singola difficoltà, del singolo problema in una fase di gioco, ti dà la convinzione di stare in campo come sai stare in campo, di sentirti forte. È molto più importante sentirsi forti e ti senti forte, vai a pressare alto, inizi dal basso. Sono cose che io quando faccio questa polemica vorrei fare capire a tutti quelli che dicono è meglio che la buttiamo lunga, è meglio che ci abbassiamo. Ragazzi, è meglio perché si corre meno il rischio di prendere qualche imbarcata, di prendere qualche gol per un passaggio sbagliato. Episodi, ma sul lungo ti toglie fiducia. Ti toglie la consapevolezza di essere quella squadra forte che vuole dominare la partita. Quindi, secondo me, sul piatto della bilancia, se metti i pro e i contro, sono molti più i pro che i contro. Sono molte più le azioni dove puoi fare gol che quelle dove puoi prendere gol. Se pressi, esci dal basso, giochi corto e compatto, cioè sono tutte cose che per me vanno bene per quasi tutte le squadre, ma sicuro vanno bene per quelle che sono le nostre caratteristiche, perché se avessimo dei giocatori che fanno 50 metri di corsa col pallone tra i piedi o senza pallone tra i piedi che si buttano ad attaccare gli spazi, allora tanto dice, facciamo anche una tattica diversa perché abbiamo queste caratteristiche. Ma visto che noi abbiamo tutti i calciatori che amano il palleggio, il fraseggio nello stretto, eccetera, mi sa che per forza dobbiamo giocare così. Pierpaolo. Sì, Paolo, se vuoi possiamo andare subito a vedere un pochino quali possono essere le scelte di formazione. Ci Sì. proiettiamo alla partita con la Fiorentina perché le vediamo qui in grafica. Il Napoli dovrebbe giocare con Meret, Di Lorenzo, Østigard, Nathan e a questo punto ho Mario Rui. inserito Mario Rui sulla sinistra perché dopo la polemica anche degli ultimi giorni con la risposta oggi di Garcia in conferenza dovrebbe tornare lui. Allora, posso dire una cosa, per Vai. carità, ora farà giocare Mario Rui, però io dico che per situazione di partita, loro giocano con Gonzalez, che è uno bravo di testa, Proprio sulla sua sulla fascia. sua fascia. Il Real giocava con nessun esterno alto, 4-3-1-2. Se vogliamo fare il discorso delle caratteristiche, forse era meglio Mario Rui Real Madrid e Olivera Fiorentina, però adesso stiamo facendo il discorso dell'alternanza e non credo che ci sia la terza consecutiva per Olivera dopo che Mario Rui, quella che ha giocato lui da titolare con l'Udinese, l'ha giocata bene. Quindi direi Mario Rui per l'alternanza. Però io preferisco all'alternanza, una io, una tu, preferisco l'alternanza, questa è più adatta a quello è più adatta a quell'altro, no? Mi Eh sì, sembrerebbe. è certo, come è sempre stato anche lo scorso anno, Sì. insomma, si è sempre deciso in base a quelle che erano poi le caratteristiche degli avversari, soprattutto su quella fascia. Centrocampo, anche Sallobotka, Zielinski, credo non si possa toccare Ma non niente, penso essendo perché anche è l'ultima, l'ultima, esatto. essendo l'ultima prima della sosta, credo andranno loro. Non E ci sta. lavoriamo per le nazionali. Dobbiamo farli Esattamente. riposare per far arrivare fresca le nazionali. Non credo che dobbiamo lavorare per le nazionali. anche no, e davanti, Osimhen e Kvaratskhelia, ovviamente, e destra. Ballottaggio sempre aperto, però ho inserito ancora Politano Ah, ballottaggio dall'inizio. con chi poi? Quella è la Ballottaggio con domanda. una maglia per tre posti, cioè Ma non so, due. per una quindicina di loro ci stanno. Quanti ce ne stanno? Elmas, Maslin, Lindstrom, Raspadori e Raspadori, Politano. tutti. Stanno troppi, Sono in troppi. quattro, però Troppi. Politano è quello che è il Perché titolare del gruppo in questo momento. Politano non è che è necessariamente più bravo degli altri, ma Politano è sicuramente quel ruolo. È l'unica ala pura. Politano è sicuramente integrato perfettamente nei movimenti che fanno sulla catena di destra, con Di Lorenzo si capiscono a occhi chiusi, quindi è nettamente in vantaggio con gli altri per caratteristiche, mentre l'anno scorso
c'era questa alternanza giusta, secondo me, fra lui e Lozano. Quest'anno Politano deve cercare di farne il più possibile, però se Politano ne fa più il possibile e Osimhen non si discute, e Kvaratskhelia è chi lo discute, e allora incomincia a diventare un po' dura per Simeone, Raspadori, Lindstrom Tutte le seconde linee davanti. e Elmas ci Sì, dobbiamo mettere dentro. certo. Perché Elmas finora, il minutaggio parla chiaro, non è un'opinione nostra, il minutaggio ci dice che ha fatto quasi tutti praticamente i minuti da esterno d'attacco e due, mi sa, da Sì, due centrocampista, solo, alla fine con esatto. Real Madrid, cinque compresi il recupero. Luca! Ciao Paolo, buonasera. Complimenti alla trasmissione, saluto per Paolo. Ciao Luca. Allora, Ciao io ragazzi! penso che Napoli sia la squadra che gioca meglio in Italia. Ultimi 3 partite, 10 gol. È una squadra, diciamo, che la formazione che ha messo contro la Fiorentina, secondo me, è perfetta. Che poi con l'Italia è sincronizzato con Di Lorenzo. Io vedo molto bene anche Lindstrom e Gaetano. Gaetano ha fatto un gol eccezionale contro il Lecce. Una cosa, perché lui poi ha detto una Sì. frase importante: io ho sentito la porta. Queste sono delle cose che hanno solo i grandi calciatori. A differenza dell'Inter, che dipende molto da Lautaro, nel Napoli hanno segnato tutti i giocatori diversi, la linea difensiva sta giocando molto bene, faranno fatica a rientrare Rachmani, perché si trovano molto bene sia Østergaard che Nathan. Secondo me l'unica cosa, ti volevo chiedere, Garcia anticipare un po' i cambi, perché spesso, praticamente, siccome noi dobbiamo aggredire la palla, dobbiamo essere molto veloci, quando non ce la fanno più, subito praticamente fare i cambi, perché diciamo, in panchina abbiamo dei giocatori molto carichi. Freschi. Grazie, forza Napoli. Grazie. Sì, tu fai il discorso della freschezza, no? Chi entra può chiaramente pressare con più intensità perché è più fresco. Però io penso pure che i giocatori a questo livello devono essere preparati per fare una partita di 90 e forse un'altra partita, forse 7 consecutive di 90 no, ma 3 consecutive di 90 sì. E se un giocatore sta giocando molto bene, io penso che non è la fine del mondo, se ne scoppia lui fisicamente, né la squadra crolla se fa più minuti. Quindi non lo so, io so alla tua riflessione, Luca, non so rispondere con un'idea definitiva, valida sempre. Io dico che qualche volta è giusto fare i cambi anche al 45, al 46esimo, qualche volta però può essere giusto pure farli all'85esimo, e qualche volta può essere addirittura giusto non farli. Cioè, questa cosa che i cambi ci sono è un vantaggio per gli allenatori quando c'è una rosa buona, e il Napoli ce l'ha. Però se le partite stanno prendendo un indirizzo, soprattutto da un punto di vista tattico, molto favorevole, tiriamola più a lungo possibile la formazione iniziale. Io dico che bisogna regolarsi, non esiste la regoletta, i cambi giusta e sicuro, i cambi Al si fanno al 62, 60esimo. all'81, Tra Pietro. l'altro Guardiola, il buon Certe volte non Guardiola, li non li fa fa nemmeno. neanche, quindi possiamo dire. Passiamo alla Fiorentina, così chiudiamo il discorso probabile formazione, poi ti faccio vedere anche qualcosa come frame che ho preparato, Sì. perché ha fatto un gol particolare la Fiorentina in questo inizio di campionato, dopo te lo faccio vedere, una cosa un pochino strana. Questa sono, è la... Annulliamo, le annulliamo, se lo fanno a Questa... Napoli ce l'annulliamo. No, strana tatticamente. Terracciano in porta, Kayode confermato a destra, probabilmente il talento di questa squadra, Sì, ha anche perché è vinto... infortunato. Esatto, quindi Chi è il giocherà titolare lì, ragazzo? Dodò che è infortunato per un esatto, è ancora periodo lungo. infortunato, quindi gioca ancora Kayode, confermato, sarà la terza di fila Ah, in tu dici settimana per Parisi, perché Kayode. Biraghi che... Sì, perché Biraghi non ha fatto molto bene con il Ah, Ferencváros, mentre Parisi è entrato bene, l'ho visto, esatto, sì. Ho l'hai vista la partita? visto quando sono arrivati a casa, era entrato Ah, già ok, io Parisi. ieri ero a casa per fortuna, quindi ho potuto vederla tutta, e Biraghi ha fatto molto molto male. Tra l'altro il Sì. primo gol arriva proprio perché lui si fa Sì, poi l'ho visto il saltare. gol, sì. Si fa saltare nettamente dall'esterno alto e poi la mette a Poi Barga al dici tu, i centro. centrali, vabbè, poi I rientra centrali Quarta e Duncan. Milenkovic. Tra l'altro, Paolo, non so se sei d'accordo con me, la Fiorentina senza Milenkovic in difesa Sì, balla e balla sì. parecchio. Ma Senza poi tu Milenkovic. dici, sì, indubbiamente, ma poi dici Duncan e non Mandragora. Sì, Duncan e Arthur che hanno riposato, perché Duncan e Arthur hanno riposato, quindi magari sono più freschi. Duncan si sta facendo anche spesso preferire a Mandragora, anche se Mandragora comunque ha fatto bene. Davanti, nonostante quello che ha detto ieri Italiano, che diceva andavano valutati i calciatori che sono stati titolari sia domenica scorsa sia ieri, Nico Gonzalez e Bonaventura me li aspetto ancora titolari, sempre Sì. per lo stesso discorso che facevamo per il Napoli, è l'ultima prima della sosta, quindi Sì. anche Italiano non Poi lavora per le Brekalo nazionali. piuttosto che Kwame oppure Sottile,
Lille, pure loro ce ne hanno tanti. Sì, ne hanno tantissimi. E però... Beltran invece che Nzola, dici tu? Sì, Beltran, secondo quello che ci arriva da Firenze, io lavorando su un sito che è che ha sede principale a Firenze, ho parecchi colleghi lì, ho chiesto un pochino, pare che Italiano voglia confermare per la terza di fila Beltran, perché pare che si sposi meglio dal punto di vista di Italiano con le caratteristiche della partita. Quindi, va bene, speriamo che i tuoi colleghi di Firenze non hanno gli stessi risultati che hanno quelli di Napoli quando provano a indovinare la formazione. Bravissimo, bravissimo. Poi, se vuoi, ti porto subito a vedere quella cosa di cui ti parlavo all'inizio, quindi qualche frame in cui andiamo a vedere un po'. Questo è il gol che la Fiorentina ha segnato contro l'Udinese. Ricorderà il gol di Martinez, sì. Quarta. Guarda un po' questa impostazione. Ah, quello è particolare, perché Martinez Quarta è andato a fare l'attaccante e non era un gol di un difensore su palla inattiva, ma era su palla d'azione. Su un'azione partita così, partita da questo frame esattamente, con la palla ce l'ha Terracciano in questo momento, il portiere, vedi come Caiode e Biraghi, i due terzini, vengano un pochino più stretti dentro l'area di rigore. C'era Lopez, pure Lopez potrebbe giocare. Maxim Lopez, può giocare sicuramente anche Maxim Lopez, in questo caso Maxim Lopez si abbassa addirittura. Che a Napoli già ha giocato quest'anno, è stato pure espulso. Napoli-Sassuolo. Qui Lopez fa la salita alla Volpiana, la palla ce l'ha Terracciano, però cosa fa Terracciano? Non parte né con Caiode, né con Biraghi, né con Maxim Lopez. Mi chiederai dove sono i due centrali. Uno è Ranieri, che è alto, quindi ancora più alto della prima linea, è sulla seconda linea, e addirittura Martinez Quarta, lo vedete qui, eccolo qui. Dov'è Martinez Quarta? Martinez Quarta è in linea con Mandragora, Bonaventura e Brecalo, quindi una costruzione con tre, di fatto 3-1-4-2, no? Questa è un tentativo di copiare, per intenderci, Pep, sì, con Stones gli è riuscita meglio al Manchester City, poi gli è riuscita meno, adesso con Martinez Quarta la fanno, l'anno scorso la facevano con Igor, non veniva molto bene, con Martinez Quarta sta riuscendo un po' e rinunciano questi per superare chiaramente la prima linea di pressione dell'Udinese, che è una squadra che quando gioca con le squadre, quando gioca in casa e quando gioca con squadre come la Fiorentina, tende comunque a venire a pressarti alto, perché comunque sono questi i principi di Sottil. Torracciano lancia direttamente lungo verso Mandragora, in questo momento il pallone è vicino a Mandragora, dove sto muovendo qui il cursore. Mandragora fa la sponda per Bonaventura e nel frattempo cosa fa? Vedi qui Mandragora ha fatto la sponda per Bonaventura, il pallone dove sto muovendo il cursore è qui, quindi lo vedete qui. E cosa fa Martinez Quarta? Scappa via cogliendo l'occasione che chiaramente Brecalo è rimasto larghissimo e quindi si è preso l'esterno dell'Udinese e si può buttare nel mezzo spazio. Uno contro uno che ha accettato l'Udinese, partendo alle spalle del centrocampista, ma Martinez Quarta trova la prateria. Esattamente, trova la prateria, qui Bonaventura poi fa un bel passaggio in profondità e lo manda in porta. E lui segna col diagonale. Fa un bel gol, quasi da attaccante. Però è particolarissima, hai fatto bene a fare vedere questa azione, bravo Pierpaolo, perché è molto particolare, perché non, in Italia lo fa solo la Fiorentina. Esatto, esattamente. Questo possiamo dirlo tranquillamente. Che è una cosa portata da Peppa, anche questa. Il primo a farla è stato Guardiola, Italiano l'ha presa subito, l'anno scorso l'ha fatta, poi non l'ha fatta più perché non gli riusciva bene, adesso la rifà, non la rifà in tutte le partite. Chiaro. Vediamo se a Napoli avrà, non voglio dire il coraggio, ma penserà che sia utile farla, quindi è probabile che ci provi. È non possibile è detto che ci provi, perché comunque di solito lo fai contro le squadre che ti vengono a pressare alte, chiaramente. Per sfruttare gli spazi alle spalle della prima linea. Quindi il Napoli è una squadra che pressa alto, certo, farlo con l'Udinese è un conto, farlo col Napoli è diverso, però come principi di gioco, diciamo, sono quelli. Paolo, ciao. Paolo, ciao, buonasera. Sempre complimenti per la trasmissione, numero uno nella gestione dei commenti tattici del nostro Napoli. Grazie, grazie. Io sono sempre positivo, sono sempre il Paolo positivo per i nostri giocatori. Paolo, stasera ti faccio due considerazioni, una tattica se posso e una dopo ti chiedo una cosa personale. La provocazione che voglio fare è, noi siamo sicuri che, per questo che io sono d'accordo con te, del calcio senza palla, occupare gli spazi, padroni del campo, saper affondare, saper mantenere le distanze, io sono d'accordissimo con te che il calcio di oggi è fatto anche di calcio di senza palla, però io dico, noi siamo sicuri che il Napoli con Spalletti avrebbe fatto una partita con più azioni da gol contro il Real Madrid. Ah, vabbè, ma come facciamo? Sicuri come facciamo? No, io volevo appunto condividere questa mia considerazione. Io penso che il fatto di... Ma ti posso dire una cosa, Paolo? Veloce, ti interrompo, scusami. Queste cose qui, io più o meno posso avermi fatto un'idea, no?
un responso a questo tuo quesito oggettivo, preciso, te lo possono dare solo i calciatori del Napoli, che però queste cose qui è difficile che le dicono chiaramente. Cioè possono dire: noi abbiamo preparato una strategia con Real, preparammo l'anno scorso una strategia diversa con Liverpool. Questo te lo possono dire i calciatori, no? Sugli stessi te lo possono dire. Io volevo condividere con questa cosa, nel senso che giocare, diciamo, meno attenti agli schemi, come rispetto a Spalletti, ti porta a essere più squilibrato, devo dire la verità, perché lasciamo più campo, più ripartenze. Però come se fosse un pugile, abbiamo più possibilità di trovarci dall'altra parte con più situazioni, diciamo, non prevedibili. Io la vedo così. Quindi se riusciamo a trovare gli equilibri in questo modo, secondo me, diverso, un po' meno ordinato di gestire il campo, Ma guarda, gli potrei. equilibri sono, l'equilibrio è l'accezione della parola. Troviamo una squadra che ha trovato grandi equilibri. Sembrerebbe, per una visione superficiale del calcio, una cosa oggettivamente positiva. Diciamo, quella squadra ha degli equilibri fantastici. Però se noi passiamo tutti i 90 minuti alla ricerca degli equilibri e qualche volta non forziamo, rischiando di squilibrarci un po', ma di mettere anche più in difficoltà l'avversario, molte volte le partite saranno delle partite con grande equilibrio, ma con un numero di palle gol costruito un po' basso. Quindi quando ti senti forte, secondo me l'equilibrio bene, però qualche volta il coraggio, lo dice Di Lorenzo, ed è il pensiero dei calciatori del Napoli, quindi non fa niente che il pensiero mio, lasciatemi perdere, che sia il mio pensiero è un'opzione di una rilevanza minima, ma credetemi. Si evince da quello che dicono e da come stanno in campo, che è il pensiero dei calciatori del Napoli. Il pensiero va assecondato nella maniera giusta, senza fare nessuna rivoluzione ideologica. Se l'allenatore ha le sue idee e i calciatori hanno le loro idee, vediamo se c'è un punto d'incontro. Lo stanno cercando, mi sembra che finora i miglioramenti ci sono. Domenica sera sapremo quanti miglioramenti ci sono ancora stati. Io c'ho in mente di tante partite che abbiamo fatto, eravamo lì bloccati con le solite azioni e le partite rimanevano lì ingolfate. Invece penso con questo modo non dovuto, non voluto, come pensato come faceva Spalletti, ma una conseguenza di un modo diverso, secondo me ci sta anche un lato positivo vedendo nelle distanze un po' diverse. Però io sono d'accordo che le cose vanno pensate, non trovate per caso così in campo. E poi l'ultima cosa, Paolo, una Però cosa comunque l'anno personale. scorso, cioè, banalizziamo tutta la discussione, e invece di fare approfondimenti tecnico-tattici, psicologici, l'anno scorso noi siamo stati miglior attacco e miglior difesa del campionato, quindi poi l'equilibrio c'era, no? Mi Però pare. le partite che contavano, quelle che ci permettevano di stare dentro o fuori, tranne quella di Milano che abbiamo dominato, grandissima personalità, le altre siamo rimasti prevedibili. Cioè, con Cioè, Milan al quali? ritorno, io di Milan al ritorno siamo stati lì, Vabbè, cioè, però ci sapevano. aspetta un momento, tu hai detto tutte le altre, invece poi mo No, hai ragione, mi stai parlando solo di Napoli-Milan in ritorno, e io posso essere d'accordo solo su Napoli-Milan in ritorno, perché abbiamo fatto una Champions, uno spettacolo. Chiedo scusa, hai ragione. Chiedo Che venia. c'è lì, Paolo, ti che c'è, lascio. grazie, grazie assai, che c'è lì anche, per carità, quel giorno abbiamo giocato male, ci siamo innervositi tutti a vedere quella partita di ritorno, soprattutto perché avendo negli occhi quella dell'andata dove avevamo dominato, purtroppo senza trovare il gol per sfortuna, bravura del portiere e tante altre cose, però in quella di ritorno pensavamo tutti quanti, mo ce li mangiamo perché è rientrata anche Osimhen. Invece quella partita è iniziata con un po' di sofferenza, poi probabilmente si sarebbe aggiustata strada facendo, però poi hai preso il gol e... È cambiato tutto, sicuramente, è cambiato tutto. Vogliamo continuare con l'analisi della Fiorentina, Sì. così chiudiamo, perché questo è l'andamento degli XG invece della Fiorentina. Eccolo qui, lo mostriamo subito. La Fiorentina nell'ultima partita contro il Cagliari ha vinto 3-0, ha collezionato 1,53 contro 0,81. La cosa più strana, il dato più strano è la partita contro l'Udinese, che la Fiorentina Basso. vince 2-0, ma Però è addirittura basso su, costruisce 0,28 di XG, fa due gol sì. costruendone Quella 0,28. rubacchiata è giocata male, quella Udine, onestamente, l'ho vista tutta, è giocata male, l'Udinese meritava di più, tant'è vero che noi presentammo Napoli-Udinese come una partita non facile, perché l'Udinese veniva da una bellissima prestazione.
Esattamente, esattamente. Infatti poi ti posso far vedere sempre dall'XG come la Fiorentina, che in questo momento ha ovviamente gli stessi punti del Napoli, è una squadra che comunque ha fatto bene in campionato, però è anche la squadra che, diciamo, a cui le cose stanno girando meglio, perché come possiamo vedere da questa classifica ha segnato 15 gol, però ha costruito 7,69 Sì, XG in è 7 un dato in partite. totale controtendenza con quello che succedeva l'anno scorso, dove loro costruivano tanto e segnavano poco. Esattamente, quest'anno invece stanno costruendo molto molto poco, invece stanno davvero buttando tutto dentro, E veramente, non con soprattutto un Diego grande Gonzalez. contributo dai centravanti, perché il primo gol di centravanti è quello di Nzola. Nzola al 94esimo, l'ultimo, poi per il resto hanno segnato i centrocampisti, soprattutto Bonaventura e L'esterni. Nico, gli esterni e i centrocampisti, quindi. E anche dal punto di vista difensivo, la Fiorentina, che ha subito 10 gol, ne avrebbe Lasciato di più. comunque concessi quasi 12, 11 e mezzo, quindi sta, diciamo, isolando bene anche dal punto di È vista. arrivato Le il sta dando bene. momento che paghino il conto. Speriamo. Speriamo Devono. bene, ti faccio vedere un'ultimissima cosa, perché questo è il gol subito ieri, il secondo gol del Uomo primo, abbiamo stanno già loro, eh? parlato, e questo proprio volevo farti vedere. Loro marcano ad uomo, guarda come loro marcano ad uomo, adesso te lo zoomo proprio qui all'interno dell'area, perché c'è solo Beltrán a zona sul primo palo, ma quello ovviamente lo fanno tutti, e poi sono tutti a marcare ad uomo, e poi addirittura poi vediamo dal frame successivo che sarà uno dei due centrali a perdersi, anzi Kayode, che si perde il suo uomo, quello che Che parte praticamente indisturbato. da fuori area con il blocco, eccolo qui, è proprio Kayode che si perde l'uomo, era questo qui che salta, Questo era uno Cissé, un... ribadisco sempre un concetto molto semplice. Non è che a zona è sicuro che non prendi gol, ma questo gol qua a zona non lo puoi Quello che mai. dice, io l'ho preso apposta, perché quello che dicevamo sul Napoli, no, perché basta un blocco. Questo qui non lo puoi mai prendere perché lì ci sono, fanno il castello e ci sono un avanti, ce ne stanno talmente tanti che non è possibile che il pallone non è a disposizione di nessuno dei 4-5 tuoi prima di arrivare a quello avversario. Se stai a zona ce ne sono 4-5 tuoi allineati e uno di quei 4-5 il pallone gli passa vicino e lo prende. So, già se non lo prendi sul primo palo che ti devo dire Osimhen e poi c'hai tutti gli altri saltatori nella fase, nell'ultima linea del castello, nella linea più vicina alla porta, quindi quella palla lì la prendi. Dov'è che non la puoi prendere? Nella parte più alta del castello. Vabbè, non la prendo nella parte più alta, ma fammi gol di testa da Da dietro al 12 dischetto, metri, da bravo. dietro al dischetto. E quindi questo per farti vedere che la Fiorentina quindi marca anche ad uomo, e quindi le palle inattive sono una cosa che il Napoli potrebbe provare a sfruttare sicuramente. Se vuoi vado con un Sì, andiamo a messaggio. Salvatore e poi incominciamo con un po' di messaggi. Perfetto. Salvatore. Buonasera Paolo, ciao Pierpaolo. Ciao Salvatore. Allora Paolo, io voglio fare questa considerazione. Noi quest'anno, noi tifosi e anche alcuni addetti ai lavori, mi metto io in primis, ogni qualvolta che guardiamo la partita del Napoli, automaticamente la paragoniamo al Napoli dell'anno scorso. Io sono il Io non primo lo che lo faccio. faccio. No, ma Io non lo infatti faccio. io non ti ho messo in mezzo. E questa è una cosa Io lo sai che cosa le sto sbagliatissima. paragonando? Le sto paragonando, le ultime le ho paragonate a quelle sempre con Garcia che mi avevano veramente preoccupato, avvilito tutto, e le ultime invece mi hanno un po' confortato perché ho rivisto delle cose che a me piacciono. Ma ho rivisto delle cose che a me piacciono, però ci tengo a precisare, di calcio. Di atteggiamento calcistico in campo di una squadra, non sempre noi questa cosa di Spalletti, tanto per venire, perché poi l'unica squadra al mondo, non è che il Napoli Spalletti dell'anno scorso è l'unica squadra al mondo che ha giocato un grande calcio, vuol dire che con questi Siccome calciatori tu si può fare bene, ma si può fare bene anche con qualche cosa nuova, ma non, senza esagerare. Allora, siccome tu non lo fai, no, questo paragone, tu che voto daresti al Napoli in questo momento, ad oggi, nelle prime 8 partite che ha fatto? Ma a un certo punto era 4, adesso è andato verso il 6, 6 e mezzo, ma a un certo punto era 4, perché era al di là del fatto di aver vinto qualche partita, perso qualche altra, ma tatticamente stavano in campo in una maniera negativa e impressionante per me. Si allungavano, non avevano intensità, non prestavano bene, non uscivano bene dal basso, tutte le cose che piacciono a Si me. allineavano malissimo dietro, Si allineavano soprattutto. male dietro, quindi Sì. all'inizio era un 4, perciò ero molto preoccupato. Adesso ci stiamo avvicinando verso il 6, 6 e mezzo, ma l'entusiasmo che può portarci a un voto più alto ancora non ce l'ho.
Io sono un po' più ottimista, io sono sul 7, 7 e mezzo, perché appunto non paragonandolo al Napoli mostruoso dell'anno scorso, noi con Real Madrid secondo me abbiamo fatto una partita da 8, cioè noi abbiamo giocato con dei fenomeni. È una partita da 8 Napoli, no, perché lo sai qual è, perché non è da 8 secondo me, perché i 25 minuti di inizio secondo tempo ci resta il dubbio, perché sono stati solamente 25. Certo, se avessimo giocato tutta, non dico tutta, ma 40 minuti come quei 25, era da 8, e voglio se era da 8. Vabbè, erano 25 perché ci sono anche gli avversari che non sono avversari. Sì, ho capito questo lo so perfettamente, lo so perfettamente, però perché sono diventati quei 25 dopo il rigore e dopo l'entusiasmo scaturito? Cioè, mi è sembrata più 25 fatti bene per una reazione emotiva di entusiasmo dopo il pareggio che 25 fatti bene per una precisa volontà di fare quel tipo di partita. Però questo è tutto da dimostrare, questa cosa che sto dicendo. Paolo, l'ultima domanda e ti lascio. Quanto ci manca un giocatore come Lozano che dava ampiezza, profondità al Napoli? Ma io ho sperato fino alla fine che restasse. Grazie, ti rispondo subito. Io, per quanto Lozano abbia avuto un rendimento a Napoli non eccezionale, ho sperato fino alla fine che restasse, onestamente. Cosa dicevamo in estate? Io dovessi dirlo io, firmerei adesso per rimanere con Politano e Lozano, anche sì, perché all'epoca c'era il rischio che andasse via Lozano e che Napoli non prendesse il sostituto, che andasse a prendere Gabri Vega, che è più centrocampista. Quindi... Poi se è vero come è vero che ci dovremmo abbassare un po' di più, che Garcia vuole fare un calcio più di ripartenze, barra contropiede addirittura, con più campo da percorrere, allora mi sembra che proprio Lozano sarebbe stato perfetto. Ci azzeccava. Andiamo con un po' di messaggi, Paolo, perché ne sono arrivati tantissimi e chiaramente adesso cominciamo a rispondervi. Risponderemo con domande, botte e risposta. Botte e risposta. Paolo, come pensi che verranno gestite le scelte in difesa con il ritorno degli altri due centrali di ruolo? Ma come verranno gestite? Per me... Perché oggi è stata fatta anche a Garcia questa domanda. Sì, è una buona domanda, perché le gerarchie secondo me si sono, non dico ribaltate, ma si sono appiattite. Sono ora sullo stesso livello, forse tutti e quattro, per Garcia tutti e quattro, per me non me ne voglia l'ottimo Juan Jesus, tre sono molto vicini sullo stesso livello e Juan Jesus è un pazzettino dietro che può tornare utile. Io come titolari punterei sempre sui tre, con Rachmani, Ostigard e Nathan che ruotano. E io sono d'accordo con te. Relativamente alla partita con la Fiorentina, Umberto da San Giorgio Cremano chiede, visto che è una squadra che ha sempre messo in difficoltà il Napoli, quale aspetto Paolo ritiene possa mettere in difficoltà la squadra viola? Cioè su cosa deve puntare il Napoli per mettere Loro sono una squadra che ha la vocazione a giocare. Mi sembra che se la giocano con noi per presenza nella metà campo avversaria, sì, per possesso palla eppure possiamo anche vederlo, è praticamente la quarta squadra del campionato dietro solo a Napoli, Milan e Monza. Quindi quando per grandi linee, per carità, poi ogni squadra ha le sue particolarità, però quando per grandi linee ti somigli dovrebbe venire fuori la squadra con più tasto tecnico, quindi in teoria non dovrebbero essere partite tatticamente che prevedono grandi difficoltà per il Napoli, perché la Fiorentina giocando se la ti lascia giocare. Però la difficoltà sta nel fatto che dobbiamo pensare pure a fermare loro, che sono bravi quando fanno le cose che sanno fare. Anche se prima per Paolo ci diceva di questi XG, che un po' a occhio avevo visto che quest'anno è meno pericolosa e meno intensa del passato, però forse è diventata un po' più pragmatica. Però sempre ricordando a tutti che le statistiche su 7 ora in campionato, sì, su 7 giornate valgono ancora quello che valgono, poi su 20 giornate incominciano ad avere un grande significato. Sì, andiamo ancora avanti con qualche domanda. Francesco da Roma ti chiede, prima della sosta precedente ci eravamo lasciati con degli interrogativi da provare a sciogliere in questa serie di 7 gare. Nathan, minutaggio Elmas, ruolo Raspadori, anche se manca ancora una partita, che valutazione date su questi 3 aspetti? Francesco, vabbè, Nathan, da Roma. Nathan, e la situazione si è capovolta completamente, ma non per scelte dell'allenatore, perché si sono fatti male gli altri due, quindi si doveva capovolgere. Non è che è arrivato il momento giusto, è arrivato il momento in cui si è stato obbligato a farlo. Poi gli altri chi sono? Rendimento, no, ruolo Raspadori e minutaggio Elmas. Minutaggio Elmas basso e soprattutto non mai da centrocampista, strano mi permetto di dire, e invece, soprattutto perché stanno giocando sempre gli stessi, e invece Raspadori siamo al punto uguale di partenza. Uguale a 6 partite fa. Veramente. Siamo al punto di partenza.
Andiamo ancora con Mimo da Pozzuoli. Mi sembra che il mister stia dando meno spazio a Mario Rui. Non sarebbe meglio dare più minutaggio al portoghese? Ma ci sono partite dove, sinceramente, quella con Real, per me, non c'è controprova, dove con Mario Rui avremmo potuto creare qualche cosa in più, secondo me, col palleggio in uscita a sinistra. Poi ha fatto questa scelta il mister e va bene. Ok, una considerazione ancora. Salve a tutti, contro la Fiorentina mi auguro che il Napoli faccia la partita palleggiando, possibilmente col baricentro alto, perché la Viola non è proprio la classica squadra da aspettare per poi ripartire. Bisogna fare attenzione soprattutto a Nico Gonzalez e alla posizione di noi partire. Col baricentro basso? No, noi col baricentro alto. Alto, 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 sono d'accordissimo. Pressare, loro qualche errore in uscita lo fanno, esatto. Sia perché hanno, non, tecnicamente sono buoni ma non fenomenali quei difensori, sia perché qualche errore in uscita lo fanno perché rischiano le uscite. Allora se li portiamo al passaggio sbagliato, ho capito, qualche volta ci possono scavalcare, possono, però se siamo coraggiosi e pressiamo anche con la linea difensiva alta, secondo me non è che succede molto. Se ci allunghiamo, come è successo con la Lazio o in alcuni momenti con Real, allora lì su cavoli, perché loro tra le linee poi hanno buoni giocatori come Bonaventura, come soprattutto no. Gonzalez, molto che se la viene a prendere lì, oltre a bravi secondo me tecnicamente, forti fisicamente, parlo di Nico in questo caso, secondo me molto intelligenti dal punto di vista tattico. Sì. Infatti Bonaventura è un giocatore top. Io quando andò sul mercato ho sempre sperato che il Napoli lo prendesse. Non era sbagliata l'idea, perché poi è un giocatore che adesso, pur avendo superato, è tornato, 34 anni, è tornato in nazionale, quindi davvero è un gran giocatore. Paolo, secondo me domenica potrebbe giocare Cagliusti al posto di Anguissà, che ne pensi, evidentemente pensando anche alla prestazione di Anguissà? Non lo so, sinceramente credo di no, poi vediamo, però credo di no. Okay. Però è una cosa che piano piano Garcia si può convincere che si può fare, come per me si può fare anche Elmas o Gaetano, ma Elmas lui non lo vede, qualche volta al posto di Zielinski, e Cagliusto qualche volta al posto di Anguissà, sicuramente sì, al posto di Lobotka ancora non lo so, lo voglio vedere al posto di Lobotka, al posto di Anguissà secondo me può fare buone prestazioni. Direi andiamo al telefono e poi domani Massimo. C'è un'altra raffica tra un po'. Massimo, ciao. Buonasera Paolo, voglio dirti innanzitutto che non so se bisogna preoccuparsi, ma io sono d'accordo quasi al 100% con le tue idee, il tuo modo di vedere il calcio. Allora, voglio dirti no, questo. Ma non siamo molti oramai vedono il calcio così. Io penso che vedono il calcio così soprattutto quelli che guardano tanto calcio, quelli che guardano una squadra e pensano di poter parlare di calcio. Sono una velleità assoluta, folle. Io poi detesto l'atteggiamento di chi punta il dito, magari questi gruppi WhatsApp dei quali io partecipo, e durante la partita questo ha sbagliato, quella, non capiscono che bisogna partire dall'organizzazione di gioco. E poi durante la partita non bisogna guardare il computer, non bisogna guardare il cellulare. Tutti quelli che durante la partita guardano il computer e il cellulare o addirittura scrivono, si devono porre una domanda. Ma io veramente sono così appassionato? Io voglio destabilizzarli stasera. No, volevo dire una cosa, Paolo. Ritieni che diciamo il Napoli, essendo un collettivo in cui trovano poi espressione questi giocatori che noi concordiamo sul fatto che non siano dei top player, un collettivo che deve giocare sempre a ritmi alti, e ogni qualvolta giochiamo sotto ritmo, ma il Real Madrid ne è la prova cartesiana. Però ci sono due valutazioni da fare. Sì. Ci sono due valutazioni molto diverse da fare, perché qui si semplifica troppo facendo l'addizione dei top player presenti in una squadra, che invece dovremmo aver capito tutti quanti che l'addizione dei top player non porta a diventare un top team. Vedi Paris Saint-Germain, vedi tantissimi. Allora, noi non abbiamo tanti top player, ma noi siamo un top team perché stanno bene insieme questi calciatori. Ovviamente non potendo mai prescindere dall'organizzazione di gioco. Quando finiamo sotto ritmo, per esempio come il Real Madrid, ci confrontiamo con squadre che hanno un tasso tecnico più alto del nostro, finiamo quasi aritmeticamente per finire sotto. Per fortuna non sono tante, però in quelle partite ragione andare sotto ritmo non ci conviene. Poi in altre partite saremo costretti ad andare sotto ritmo perché gli avversari ci aspetteranno negli ultimi 30 metri e lì non puoi correre a vuoto, devi essere paziente e trovare gli spazi. Però lì avremo il vantaggio ribaltato che il tasso tecnico sarà il nostro nettamente superiore.
d'accordo al 100%. L'ultima domanda che ti voglio fare, Paolo, come la vedi la linea difensiva? Nathan, come è inserito nella linea difensiva? Riesce a tenere la linea difensiva? Ma non credo che ci siano giocatori che tengano o non tengano la linea difensiva individualmente. La linea difensiva si allena. Quando la alleni bene, anche il giocatore più scarso al mondo poi può lisciare il pallone, perché è scarso, poverino, ma certamente l'allineamento, se è provato, è riprovato, è studiato, è automatizzato, lo sanno fare, sono professionisti, quindi non possono sbagliare. Allora, ci sono vari errori nel calcio, quello che più si perdona ai giocatori è l'errore tecnico, perché poverino, quello non è che certamente la voleva svirgolare, non voleva fare autogol, non voleva sbagliare il gol a 4 metri dalla porta. Quindi quegli errori lì, per chi vive di calcio con la testa da allenatore, da uomo di calcio, quegli errori lì li perdona. Gli errori che si perdonano di meno sono gli errori concettuali, però sugli errori concettuali c'è da fare poi l'indagine se sono frutto di un momento di follia del calciatore, lì è da stigmatizzare, perché i calciatori devono essere concentrati e devono fare bene il loro compito, oppure se sono frutto di uno scarso allenamento di squadra. Giusto. Paolo, ti ringrazio molto. Grazie. Diciamo, ti definisco un intellettuale del calcio. È una cosa grazie. Molto, una chiosa bella importante. Grazie, ti ringrazio ciao, molto. Buona serata. Io, ciao. Intellettuale, vabbè, ti ringrazio molto. Ma io penso una cosa, si può dire, me la dico da solo, perché la verità non è un complimento nemmeno che mi faccio, è una verità. Uno studioso, cioè io lo studio tutti i giorni, ma come si deve fare con ogni materia, non è che perché io parlo di calcio lo studio tutti i giorni, anche perché mi piace, devo dire, sono avvantaggiato. Io mi rendo conto che molti forse non guardano quante partite guardo io, perché hanno minore passione di me, a un certo punto si sfasteriano, poverini, e pur dovendo fare i giornalisti a un certo punto dici, ma no, basta, non ce la faccio più a guardare le partite. Io non mi stanco, invece, che devo dire. Però c'è da dire che forse anche tu ti saresti stancato di vedere Empoli Udinese, che è appena terminata 0-0, quindi chi è rimasto a guardare noi non ha guardato Empoli Udinese, non si è perso nulla, ha fatto benissimo. Raffaele da Frignano ti scrive: ciao Paolo, tu lo consideri un elemento fondamentale Lobotka in questo Napoli? Certo, sì. Sì, perché si è parlato molto del ruolo di Lobotka, che secondo alcuni è stato ridimensionato da Garcia. Non è vero, diciamolo, non se è può vero. Incidere meno, incidere più, io non lo so, ma se la domanda è se è fondamentale, certo che è fondamentale, ma è fondamentalissimo, anche perché poi alla fine si è fatta una scelta abbastanza chiara di non avere un alter ego di Lobotka con caratteristiche simili, e quindi quando e se un giorno dovremmo sostituire Lobotka è chiaro che la squadra ne risentirà, non significa che giocherà peggio, ma determinate cose non avendo, per esempio dico la Fiorentina, abbiamo l'esempio della Fiorentina, molto semplice, no? Per fare capire quello che sto dicendo, vediamo la Fiorentina. La Fiorentina ha preso Arthur, poi ha preso Maxim Lopez. Sì. No? E quindi li alterna, certo. La scelta è quella di alternarli. Il Napoli non ha preso Maxim Lopez, per esempio, no? Che poteva prendere, esatto. Andiamo ancora avanti, altra domanda. Paolo, secondo te Nathan alla fine può diventare più forte di Kim? Ma in questo momento è chiaro che noi facciamo il tifo per Nathan e non ce ne frega nulla di Kim, che tra l'altro non sta facendo benissimo, sempre fortissimo è, ma non sta facendo benissimo in Germania. Più forte non lo so, però la speranza c'è, devo dire la verità, non la pensate come una speranza eccessiva da tifoso, a 3-4 anni in meno. Sì. Come non? 3-4-5 anni in meno. 5 anni non si sa, perché l'età di Kim non si sa. No, l'età di Kim è un 96 per il nostro calendario, diciamo così. Quindi diciamo che non si sa più o meno, sì. Però saranno 4-5 anni in meno. Più, sì. L'impatto è stato molto positivo. Penso che potrà difficilmente fare alcuni salvataggi straordinari che faceva Kim. Io penso che in fase di impostazione, se prende ancora autorevolezza e sicurezza, può fare di più addirittura. Speriamo bene. Non ci dimentichiamo che lui è uno che, l'ho visto in mezza azione, non più di mezza, è fin da subito quell'azione, che a un certo punto scivolando con l'azione, non portandosi, ma con l'azione, scivolando sulla fascia, ha dimostrato in 3 secondi, te la ricordi quell'azione? No, non ho capito di quale fare. A un certo punto c'è stata un'azione dove lui è scivolato sulla fascia per lo sviluppo dell'azione, no? E in quei 3 secondi si è visto che lui è anche stato un terzino sinistro. Eh sì. Si è visto per come si è mosso, sì.
E soprattutto si è fatto molto apprezzare per i lanci lunghi, non ne ha sbagliato, abbiamo visto, ha Secondo fatto me, per esempio, l'80% di lanci lunghi esatto, completati. secondo me, per esempio, col piede che si ritrova, è uno che se fa l'esterno sinistro, c'ha secondo me pure un bellissimo cross, c'ha una discreta velocità. Ora non sto dicendo che deve fare l'esterno sinistro, per carità, noi già siamo pochi a centrali, deve fare il centrale con noi. Però è Siamo uno. parecchi a sinistra, Però, altrimenti. sai, nella corsa della stagione non si può mai sapere, va a finire che c'è un momento in cui hai tutti i centrali, invece ti manca qualche una a sinistra, è un'opzione da tenere in considerazione. Anche se molti amici mi scrivono: ma Zanoli potrà giocare mai a sinistra? E ragazzi, fin quando ci sono Mario Rui e Olivera, già è difficile gestire i due per Garcia. Eh sì, Paolo, altra domanda che ti. Ah no, questa è una considerazione in cui dicevano che oggi la Juventus, diamola come notizia, perché oggi c'è stato un nuovo aumento di capitale, perché c'è stato un nuovo rosso di bilancio in casa Juventus, 123 milioni di euro di rosso, quindi c'è stato un nuovo aumento di capitale per la Juventus. L'amico ricordava che il Napoli deve comunque fare la guerra con queste squadre che comunque hanno una disponibilità economica diversa e che nonostante abbiano gestioni così e così, possono comunque comprare ancora Rilanciare, perché appunto vabbè, ma possono rilanciarsi tramite la aumento di Juventus quest'anno capitale. però non c'è riuscita, cioè, perché quest'anno il mercato della Juventus è stata la risposta alle difficoltà economiche. Nonostante le incredibili potenzialità, la Juventus quest'anno ha fatto il mercato col freno a mano tiratissimo, no? Tirato, no? Sì, come Hanno no? preso solo Cosa? Weah, che come vi avevo anticipato, avevano fatto un acquisto e pure una riserva. Io ve l'avevo detto alle prime giornate. Giunto alla fine ha preso un giocatore ed è pure una riserva, ed è diventato una riserva dopo due partite. Ora gioca McKennie come titolare, lui è la riserva. E i figli d'arte, diciamo, non c'è gara. Eh sì. Thuram è una cosa e E Weah è un'altra. Thuram è davvero, davvero Thuram è forte. forte e Weah è un'altra cosa. Però la Juventus è destinata poi a ritornare, per carità, non è un anno, due ancora forse di difficoltà, però è destinata a ritornare perché possono permettersi queste cose. Un altro amico, chiudiamo poi questa raffica di messaggi qui, un altro amico ti chiede un commento sulla questione Mario Rui, agente Mario Giuffredi, Ne ho già parla soprattutto parlato. delle parole di Giuffredi, secondo le quali appunto, Ne ho cioè già secondo parlato, l'amico non sono delle parole che ma il andavano problema è che fatte. la situazione è andata avanti, perché poi a Mario Giuffredi non è piaciuta la replica oggi di Garcia, non è che non è piaciuta, qua bisogna sempre vedere fra forma e sostanza. Io ieri già ho detto la mia, e tra l'altro Mario sa come la penso direttamente, gli ho detto, cioè, che secondo me lui non dovrebbe dirle certe cose. Un conto è non dovrebbe dirle, un conto è dire che ha torto. Sono due cose diverse, nel senso che quello che ha detto io purtroppo, ragazzi, lo condivido. Cioè, secondo me doveva giocare Mario Rui. Poi che lui per il ruolo che ha non lo dovrebbe dire, gliel'ho detto, e lui era addirittura per certi versi d'accordo con me. Però oggi so che si è dispiaciuto, sappiamo, non lo Sì, so come no? solamente io, perché ci ho parlato, ma lo sanno tutti, Sì, che si è sì, sì. dispiaciuto molto perché ha fatto un post su Instagram, no? Esattamente, lo mostriamo subito, il post su Instagram dell'agenzia Mara Football di Mario Giuffredi, eccolo qui, non ho intenzione di rispondere al signor Garcia, ma ho il sacrosanto dovere di precisare che mai il mio assistito Mario Rui ha detto a lui di non condividere le mie parole, quindi anche la replica di Garcia, la controreplica di Giuffredi alla replica di Garcia, che aveva detto appunto che Mario Rui non condivideva quello che diceva il suo procuratore, secondo invece il procuratore non è così. Speriamo che Mario Rui giochi e speriamo che presto faccia gol, perché c'è una statistica, nonostante io lo stimi molto Mario Rui, che la conosci la statistica tu, molto negativa. È il giocatore primo in classifica con un vantaggio enorme per tentativi di fare Sì. gol senza essere riuscito a fare gol. Mi sembra sta a Big, 97 sì, big tiri, chance, mentre il sì. secondo in classifica sta a 40. Prima di fare un gol, 97, non ha fatto ancora gol su azione. Però chiaramente l'anno scorso è stato un protagonista straordinario, con gli assist, con la costruzione dal basso e con tante altre cose importanti. Gino! Ciao Paolo, buonasera. 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 Premesso che sono d'accordo su quest'ultima affermazione, come sempre sono d'accordo con te, per quanto riguarda Giuffrida, perché la cosa la pensiamo tutti. Io Mario Rui lo farei giocare sempre, ma non da quest'anno o dall'anno scorso, ma anche 2 anni fa e 3 anni fa quando veniva criticato a Napoli. Lo farei giocare sempre perché è un giocatore forte tecnicamente, dal cuore, dall'anima, Certe eccetera. Però effettivamente. partite, noi ora che siamo tornati a fare lato forte sinistra, no? Possesso palla sul lato sinistro con quattro, con Anguissa che va lì, Zielinski che va più avanti, Esatto. Kvaratskhelia, e facciamo tanto fraseggio nello stretto, su quel lato
Il piede nello stretto di Mario Rui è migliore del piede di Oliveira. Se dobbiamo giocare sul campo più lungo, la gamba di Oliveira si lascia preferire, ma se dobbiamo giocare in quella zona stretta stretta, ragazzi, non è che sto scoprendo niente. Stasera nello stretto il piede di Mario Rui è ma il cross. Ha il piede di un centrocampista, l'anno scorso il cross anche di Mario Rui si lascia, no, perché oggi ho dovuto rispondere a un amico che mi diceva: ma Oliveira per me è quattro volte più forte di Mario Rui. Allora io ho provato a dire: ma quali sono queste quattro cose? Spiegamele, perché su alcune, corsa lunga, forse fase difensiva, può essere più forte Oliveira, ma possesso palla, cross, che sono pure cose importanti, in quel ruolo mi sa che è più forte Mario Rui. Quindi ho quattro punti di differenza di uno sull'altro, non li vedo. No, è assurda sta cosa, anche perché l'anno scorso ha fatto tanto di quegli assi su quella fascia, un piede educato. Vabbè, volevo dire, Paolo, anche altre cose, perché io sono, come al solito, d'accordo con Sconti sulle le prime uscite del Napoli. Io ero rimasto molto sconfortato, non solo dopo il secondo tempo della contro la Lazio, ma a Genova mi sono cadute le braccia, e anche la partita di Champions che abbiamo vinto, perché non mi lascio influenzare dal risultato, che in quel caso è stato positivo. Ho iniziato a vedere, per fortuna, dei cambiamenti contro il Bologna, nonostante il risultato non era venuto là. Sì, si era visto che cominciavamo a giocare più corti, più compatti. Esattamente. Sì. E queste impressioni nostre sono state seguite dai risultati, perché poi dopo non solo c'è stato il risultato con l'Udinese, ma c'è stato anche il gioco, la stessa cosa è accaduta a Lecce. Ora, parentesi Real Madrid. Allora, premesso che è giusto... Bravo, aspetta, fermati che ti devo fare i complimenti, perché hai fatto bene a dire parentesi Real Madrid, non ad aggiungerla a Lecce Udinese, si deve aggiungere la Fiorentina come striscia, la Real Madrid è parentesi, bravo. Esattamente. Allora, io volevo dire che, premesso che non ci dobbiamo fare più, non dobbiamo pensare al Napoli dell'anno scorso, perché questo è un altro Napoli, però se io chiudo un attimo gli occhi e faccio finta che l'anno scorso non è esistito, io con Real Madrid dico: grande Napoli, bella partita. E comunque sono stato felicissimo dell'applauso finale della gente, poi questa è una cosa che mi ha riempito il cuore. Però se poi chiudo di nuovo gli occhi e per un attimo penso al Napoli dell'anno scorso con Liverpool, per esempio, esatto, dico anche probabilmente a settembre dell'anno scorso questa partita probabilmente l'avremmo vinta, la domanda è senza risposta, lo so, ma se, no, ma lo se so, noi però... andavamo no se la vincevamo, no. Io la voglio mettere su un altro piano, ma se noi andavamo a prendere il Real Madrid su Kepa, come abbiamo preso il Liverpool su Allison, cioè sul portiere, che succedeva? Ce ne facevano quattro perché sono bravi a uscire, o gliele facevamo noi a loro? Mo dovremmo rifare della domanda. No, solo questo, perché io per esempio questo grandissimo Real Madrid non è che io ho visto delle grandi individualità, no, che hanno risolto la partita quei tre giocatori, però poi per esempio Napoli ha fatto quei 25 minuti del secondo tempo dove addirittura potevamo passare in vantaggio. L'unica cosa che mi lascia ancora un po' perplesso, Paolo, è questi vuoti che abbiamo durante la partita, che subiamo queste imbucate, e mi preoccupano molto gli scontri diretti a me, perché mentre con Lecce, con l'Udinese si vede la netta superiorità tecnica, con la Lazio ci sono stati quei vuoti che, perché però guarda che la Fiorentina non è meno della Lazio, e quindi avremo delle risposte sbagliato, perché dobbiamo andare a pressare alti e coraggiosi. Dobbiamo, ma se andiamo a pressare, presseremo bene, oppure rischieremo che succede quello che è successo con la Lazio? Speriamo di no. Grazie a te, Paolo, grazie a te, buona serata. Ciao. Per Paolo, facciamo anche altro messaggio, poi ci fermiamo un attimo. Sì, andiamo subito con i messaggi. Paolo, ci sono un paio di messaggi contro Meret. Carmine D'Ercolano: il Napoli a gennaio deve prendere un portiere, non è un portiere affidabile. Meret non sa leggere l'azione, non ha personalità per guidare. Nomi, senza nomi difesa. Non serve a niente. Così senza il nome non serve a niente, non mi dire niente, Mario, come dammi? Sì, Mario. Carmine, non mi dire niente, senza il nome non serve a niente, dobbiamo andare a prendere un portiere, un portiere più forte di Meret, c'hai qualche nome prendibile? Non è che mi viene a dire
ora pigliamo Neuer e Courtois che sono infortunati, poi aspettiamo che rientrano dall'infortunio e pigliamo Neuer e Courtois, cioè, allora sono d'accordo con te, ma visto che questi non li pigliamo, non pigliamo manco Maignan, non pigliamo manco Vicario, se vogliamo fare no, perché è andato al Tottenham. Allora, con i nomi possiamo ragionare, ma se dobbiamo cambiare per cambiare, non lo so se ci conviene, penso di no. Vittorio, che si definisce il pacifista, già ci ha scritto Vittorio tante, il pacifista, volte, tante volte, secondo te perché Spalletti ha fatto fuori Politano? Ma Spalletti ha fatto fuori Politano perché ha preferito Berardi e Zaniolo, ragazzi, ora Berardi è superiore, mi dispiace Matteo, non me ne volere, ma Berardi è il mio secondo me il calciatore italiano più forte, e se sta in forma Berardi lo deve chiamare, deve giocare titolare. Ora la questione era: mi prendo Politano che per continuità è più affidabile, o mi prendo Zaniolo che può farmi qualche top prestazione, ma come continuità non c'è a livelli di Politano. Ha scelto Zaniolo, ma il ballottaggio è Zaniolo-Politano, e su Berardi per me non si discute. Sì, andiamo ancora avanti. Quindi credi che per questo è un amico che già ci aveva scritto prima. Quindi credi che sulla sinistra sia meglio Mario Rui per la partita con la Fiorentina dal punto di vista delle caratteristiche? No, dal punto di vista delle caratteristiche, ho detto, secondo me era Mario Rui con Real e Oliveira, visto che c'è Gonzalez fortissimo di testa con la Fiorentina. Mo sono saltate ste cose, quindi vediamo se si va con Mario Rui. A proposito di Mario, abbiamo Mario a telefono. No, non l'abbiamo più. Ah, Mario, ciao. Mario. Senza Rui, solo Mario. No, Mario, comunque sono con Mario Rui. Sono con Mario Rui perché anche sul lato sinistra c'è quel ragazzo alla sinistra che va molto meglio con Mario Rui. Kvaratskhelia. E questo ce l'ha scritto anche un amico, quindi è un bel tema. Non è quando... Chiedo scusa, devo prendere un tasto un poco doloroso. Ho 90 anni, ho visto il Napoli dal prima del 1940, ai tempi di Sentimenti II, Prete Berra di Costanzo Rossi e Andreola. La memoria non è un problema, non è un problema. Dici qual è il tuo segreto, Mario? Il mio segreto è questo, è una cosa, vorrei che mi smentite riguardante il nostro grande portiere, perché io tremo sempre quando vedo il nostro portiere. E lo deve fare lui, Mario, lo deve fare Meret. Qualche bella uscita, qualche bella parata che ci tranquillizza tutti, la deve fare lui, non lo posso fare io. No, ma lui, se mi consenti, scusa, abbia perdonatemi, non segue, innanzitutto delle tremo quando lo vedo, perché... Non lo vedi coraggioso, ho capito. No, non segue le azioni, anche con il Real... Doveva seguire l'azione, io ho giocato con le palle di pezza fino ai palloni. Facevano. Doveva seguire l'azione, uscire e chiudere l'area del portiere. Poi si salta con due mani, lì si scatta. Io tremo quando vedo quel bravo ragazzo in porta. Sulle uscite solamente col pugno, dici tu. Non il tiro di Valverde, ma le uscite col pugno. Mario, ti devo salutare, grazie, chiamaci, mi fa piacere sempre. Aiutami a dire qualcosa contro di me e verso lui, per favore. No, è lui che ci deve aiutare. Grazie Mario, simpaticissimo. È una parola, non si... Ciao, grazie, simpaticissimo, veramente ringraziamo alcuni amici. Eccoci qui, andiamo ai messaggi finali e poi telefonate, non abbiamo più tempo. Ah no, Francesco l'ha presa la linea, lo facciamo entrare. Francesco, ciao. Ciao. Vai. Francesco, dobbiamo chiudere. Pronto. Vai Francesco che dobbiamo chiudere. Pronto, veloce, buonasera, grazie. Buonasera. Ciao, buonasera. Senta, io le volevo dire due parole. Primo, vai. De Laurentiis non mi piace. Non è adatto a Napoli da vendere. Secondo, Garzia lo ha pagato 3 centesimi, non vuole pagare i giocatori e spero che il Napoli vada in Serie B
così ci prenderà un grosso presidente. La saluto. Molto male sei andato, Franci, sei andato veramente male. All'inizio poteva pure starci, non ti piace De Laurentiis, non ti piace Garcia. Alla fine quando dici che il Napoli va in Serie B, quando dici che speri che il Napoli va in Serie B, ti boccio la telefonata, ti do un voto alla tua telefonata, 2. Un tifoso che dice che il Napoli va in Serie B merita 2, bocciato. Ma no, bocciato, mi dispiace, non posso fare niente, non posso lavorare sul voto. È 2 secco, perché uno che è un tifoso che dice che il Napoli deve andare in Serie B, ti può essere antipatico, De Laurentiis, Garcia, io, Osimhen, tutti quanti, ma il Napoli è il Napoli, voglio. Osimhen se ne vuole andare, quell'altro se non. Bravo, non ci proviamo, non ce la fai, non ci possiamo mai trovare e te, perché io li posso schifare a tutti quanti, ma voglio che vincono la domenica, perché sono tifoso del Napoli, non ce la faccio mai a dire il Napoli deve perdere, il Napoli deve andare in Serie B. Però quando viene la Lazio qui e ci darebbe a due pallone, insomma. Che scusi, quella sera non sono più tifoso, io sono arrabbiato, dispiaciuto, ma non è che no, non sono io più tifoso. Tifoso. E sono tifoso e vuoi che va in Serie B? De Laurentiis andrà a fare il cinema. Va bene, ciao, grazie Francesco. Arrivederci. Va bene. Arrivederci. Facciamo una domanda velocissima. Vai. Che mi sono segnato. Pensi che Gaetano in futuro possa rientrare anche nelle rotazioni per far rifiatare Lobotka, Stefano D'Angri? Ma non in futuro, ma pure in passato, secondo me sì. nelle rotazioni per far rifiatare Lobotka, però dico. Lobotka. Spalletti ci credeva a sta cosa, Garcia non ne ha mai parlato, ha parlato sempre di Cagliusto come alternativa, o di Anghissà, mai di Demme, che c'è, ma come se non ci fosse, mai di Gaetano, lo vede più come mezzala, ma mezzala dove volete, però facciamolo giocare un po' pure a sto ragazzo che quando entra dimostra qualità, poi ne fa 3 o 4 sotto livello, a gennaio ce lo vendiamo, arrivederci Gaetano, grazie, è stato un piacere, ma prima di arrivare a una decisione vogliamo vedere che cos'è, come si fa a vedere che cos'è, ma mezz'ora dalla fine, mettiamolo sempre, tanto male non va nell'ultima mezz'ora. Grazie a tutti per averci seguito, e adesso c'è Hunger Games e poi alle 23.30 la replica di questa trasmissione. Noi ci ritroviamo lunedì alle 19.50, grazie a Pierpaolo Matrone. Grazie a te Paolo, a lunedì, un saluto a tutti. Lunedì c'è anche Pierpaolo, saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.